Se adesso non mi segnalano su TikTok per nudità, dato che c'è l'indigeno nudo, minchia, lo disinstallo. Perché se lo fanno su Warzone. Allora, partiamo, raga. Multigiocatore, ospita. Nuova se partita. Normale, pacifico, difficile o personale? No, vabbè, normale. Allora, da 1 a 8 giocatori facciamo 4, dato che siamo 4. Slay Capobranco server, solo amici, on, avvia. Vado, eh. Ma hai già avviato? In teoria sì, creazione della lobby. Ragazzoli di TikTok, mi raccomando, stiamo giocando a The Forest 2, ma non hanno ancora aggiunto la categoria. Insomma, ok? Ci siamo? Silenzio tutto. Ora che prima c'era l'aereo, ora ci schiantiamo con l'elicottero, può essere? Mamma mia, ma che grafica, raga. Ah, comunque la mappa è il quadruplo di quella del vecchio. Il quadruplo? Il quadruplo. No, vabbè, era piccola quella di The Forest, comunque sembra grande, ma è piccola. Ah, due elicotteri. Ok, siamo su un altro. Ma posso spostare? Ah, posso! Ma siamo cosa che io leggo ancora Song of the Forest? Io sono su un elicottero. Io così sono nato. Aspettatemi, eh. Oddio, mi sto dicendo. Chi cazzo è? Dimmi che sei tu, Zay! Fishy! No, sono io, non sei tu. Sono sicuro? Mica, quello è convinto l'amico. Oddio. Ma non ci sono i sottotitoli? Perché non ci sono i sottotitoli? È in inglese. Ma ci dovrebbero essere i sottotitoli italiani. E non voglio premere niente, ho paura che mi skippa il filmato per questo. Poi controllo. Ma come devo selezionare il personaggio? Ma dai, porca puttana! Ma è un'ora che giro qua, dai! Ma io sono lui allora, Edward Pupton. No, sono una vecchia. Che sono. Barbara! Io sono Barbara! Tutta la vita! Ma dai, ma che. Fight! Combatti i demoni! Perché? Buon uomo! No, Consuelo! Artemio, Locusto! Stiamo atterrando, bro! Mayday! Oresto, mi ricevi? Oh, chiamatemi con il nome del gioco, io sono Barbara! Oddio, no! Vorrei darti la mano ma non può. Ma sei un coglione. Dagliela prima, Barbara di merda. Sta laggando tutto. Ah. Bro, sto galleggiando su un elicottero. Sono. No, no. Non so come aiutarti. Ok, via, esci da sta merda. Minchia, quanto mi ha bestemmiato. Sì, vedi che puoi fare. Rompi il vetro così muori anche tu. Vai. Con un po' più forza. Un po' più forza, coraggio. Ce la puoi fare. Bravo. Ci sto riuscendo, raga. Minchia, comunque sono stato il primo in Italia a stare tipo 2 ore nella scelta del personaggio, probabilmente. Boh, ma hai la 104, tu si sa. Sono annegato. Io pure, niente, finisce così la mia vita. Vabbè, raga. Oddio, che sto tizio. Ci vediamo nel pro. No, non dirmi un cazzo che le devo vedere ancora sta roba. Un attimo, io vedo per adesso tutto nero. Oddio. Ora lo vedo il tizio di cui parlavi. È un cinese. Ancora Pimo è in Kung Fu. Oddio, ma ha una pistola. Aspetta, sta per succedere. Oddio. Corpo de corpo. Lo sapevo. Lo sapevo. Vi prendo legnata. Aspetta un attimo. Io ora sono qui forse con voi. Ciao, sei di fianco a me. Cos'è? Questo è il mio inventario. Che bello, fantastico. Oddio, ma avevo un NPC qua. Sì, l'ho già arrestato io. Emergenza. Prendi oggetto. Ragazzi, sto arrivando. Minchia, aspetta, fatemi. Ma? Oddio. Cazzo è, chiudi. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. C'è la sensibilità del mouse che. Esatto. Mamma mia, che è veloce ogni volta. Comandi. Sensibilità mouse. Questa mettiamo. C'è gente impalata qua. Vabbè, non ti fare domande. Sì, tutto non è normo. Ok, molto meglio. Allora, questo chi cazzo è? Buon uomo. Chi è lui? È un bot. È stato okay. Io. Sì. Ascolta una roba. Allora, raga, non allontaniamoci troppo. Invitami tu. Oddio, trovate che mi dà cazzolato. Del cibo. E l'inventario come lo apro stavolta? Allora, aggiungi oggetti alla zona per aprirlo. Quindi io ho la RA, il walkie talkie, equipaggio.
Cioè, non devi. Come cazzo funziona? Perché lo osservi? Ma è gigante qua l'inventario a confronto. Questo cos'è? Cereale. Questo è tutto cibo. Bottiglia di vodka. Penso ci fai poi le molotov. Panetto di C4. Ho due panette di C4, bro. Pure io. Oddio. Ma perché questo qui è un kit di pronto soccorso? C'è un'ascia. Che cazzo di pronto soccorso fa? Buon uomo. Seleziona. Aspetta. Oh. 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 Oddio. Cose. Cose sto facendo. Ah, hai fatto quello che penso. Fatemi vedere una roba. Ma io voglio capire come si apre la mappa. Minchia, ma c'è un miglioramento. Oh, bacche, però non sappiamo quale sono, vediamo. Tracciatore GPSM, ok. Nel dubbio le mangio. Ma sto mangiando una pietra. Ah no. Eh sì, è più veloce, ma ci vuole il doppio dei colpi. Ma guarda quanto è bello, raga. Come si abbassa? Guarda quanto va giù la stamina. No, ma guarda. Oh, non taglia. L'albero ti cade sempre nella direzione che stai guardando. E ti ferisce se ti cade addosso. Oh, minchia, miro quello lì. Il nostro buon uomo. Resta lì. Resta lì. Oddio, spostati. Peccato. Peccato. Che è sempre a 2-2. Oddio, attento, sì, sempre a 2. Cosa? Madonna. Minchia. Allora, raga, aspetta, fermi un attimo, fermi un attimo. Allora, io direi, facciamo per adesso un mini accampamento qui. Anche se mi allontanerei di un po'. Vedete dove ci sono quei cadaveri? Significa che come questa lancio? Qui... G. Dove ci sono quei cadaveri impalati di norma è perché gli indigeni evidentemente qua ci passano. Quindi non è che siamo proprio al sicuro. No, è meglio se non li facciamo incazzare all'inizio. Oddio, fine. No, slime, è tutto un altro mondo. Lo so, lo so, l'ho capito praticamente come funziona. L'unica cosa che io non ho... Ah, io ho preso i mirtilli. Mangia. Ma guarda com'è, ma quanto realismo, raga. No. Lo apro così. Vabbè, ma qua, raga, è troppo, dai. Costruisci. Costruisci una tenda con un te... vorrei costruire un falò, se è possibile. Allora, fuoco base. Allora, bastoncino. Minchia, ma come funziona? No, penso di averlo capito, bro. E qua c'è un po' da spippolarselo, raga, eh. Aspetta, aspetta, intanto una preda! Ecco, gabbiano di merda, hai perduto la compagna! Ok. Oddio, ma sono membri dell'elicottero. Qua non è gente a caso, bro. Lo sanno che siamo atterrati qui. Questi sono morti. Così. Io voglio... Lo so, l'ho visto, bro. Ma dove sono le stoffe? Ah, qua ce li ho i legni. Vabbè, ma è gigante sto roba. Dove, okay. Dove le tengo le stoffe? Perché non ho stoffe? Ne hai stoffe tu? No, dove si prendono le stoffe? Ma queste non posso farle. Mi servono delle stoffe, bro. Pure a me, non so dove le prendo. Dovete uccidere le bestie. No, non si prende. Ecco, perché ottiene della stoffa da un gabbiano, perdonami. Vabbè, raga, andiamo. Spostiamoci un po', spostiamoci un po'. Aspetta un attimo. Sì, dove andiamo. Esploriamo di qua. Oddio, fatti vedere, mole. Ma sei mio marito, bro. Sono tuo marito. Io sono Barbara, non vedi che sono una vecchia? No, non ti ricordi che colore sei. Ah, veramente? No, lo sì. Vedo il colore, ma io... Ma sono una vecchia? Sei una donna. No. Come no? No. Ma io ho scelto Barbara. Ma io così sono nato. Attenzione! L'ho preso! Mio! Mio uccello, levati dai coglioni. Guardalo. C'è una caverna lì, riga. No, mamma mia, sei fantastico. Ma guarda qua, Sly. Aspetta, aspetta, la caverna all'inizio no, bro. Guardala. Per ma adesso... che è? Guardala. Dov'è che siete? Minchia. Sly, con la faccia che se tu entri sei morto. Ah, premendo. Guarda con M, raga, abbiamo il GPS, sappiamo dove siamo. Bellissima sta roba. Allora, noi in questo momento, io direi di attraversare allora questa parte di... Attraversiamo questa parte di mare, raga. No, vieni qua, non ci provare, molesto, vai via. No, per adesso no, molesto, per adesso no. Sto sentendo un brutto rumore, vai via da lì. No, è per adesso esploriamo, troviamo un luogo sicuro dove fare tipo un campo base intanto e poi partiamo da lì. Più sotto quella scogliera qui dove poi sopra abbiamo gli alberi. Qua è perfetto, raga. Abbiamo il fiume che passa vicino. Qua sotto, sotto sta scogliera qua. Perché qua abbiamo il fiume che passa vicino, possiamo procurarci l'acqua. Comunque non so se hai notato, ma in basso a destra è la minimappa. Ah. Per.
Io col GPS mi oriento meglio. Ok, allora ci fermiamo qua, è deciso. Mirko, buonasera, vado mio. Come stai? Ma poi a livello grafico, raga, guarda che i programmatori di The Forest, gente a casa, non è che sono grandi case produttrici, dice. Manca Activision sa fare ste robe. Guarda i passi come si sentono. E se io faccio tipo, accendo la torcia? Ah, posso cuocere la casa. Oddio! Cibo! Ah, ecco lo zaino, vaffanculo che lo cercavo. Se io equipaggio lo zaino con lascia. Aspetta, riposa, ma... resta qui, costruisci, recupera. Ma perché unisce tutta sta roba? Ah, prendi il legnetto in mano. Esatto. No, ma questo è dall'inventario degli equipaggi. No, vabbè, ma è tecnologia. Ma non posso bruciare il legnetto. No, le foglie sono per alimentare il fuoco. Il tasto per colpirmi verso terra. Verso terra. Sei numero un colpiligno. Ecco. Guarda che bello. Mamma mia, qua di sboscare foreste un attimo. Prendi tutto. Prendi tutto. Ragazzo di TikTok, mi raccomando, link in descrizione per passare su Twitch. Ragazzo, che mi date un grande supporto. Ma intanto l'hai già fatto quel rifugio? Oh, sì, fammi fare il primo salvataggio della vita. Ah, no, no, sto dormendo. No, no, no. Salva. Sì, sì, lo possiamo fare un deposito per pietre qui, raga. Vicino alla base lo sto facendo, così se abbiamo pietre. No, bro, guarda come si creano le case. Guarda che bello. Guarda come si creano, Sly. Bello, sì. Però aspetta, facciamo le cose piano piano. Per adesso diamoci sto rifugio qua. E poi il falò davanti al rifugio dovevate fare. Che cazzo di idea avete di sopravvivenza? Ci scaldiamo forse qui. Ne abbiamo fatti 4. Minchia, sembra un rituale, un rito stiamo facendo se passano da qua, raga. Guarda, un triangolo abbiamo fatto, oddio mio. Un nuovo crafting o volendo c'è ancora quello vecchio. Ah, proprio oddio, ma è fighissimo. Sì, bro, è come hai capito. Ma tipo se faccio così... No, che io... No. Ma non ho mai visto un gioco così, raga. E la pietra si rompe? No, forse non con l'ascia. Beh, comunque sta venendo notte, raga. Andiamo un pochino a caccia, perché siamo senza cibo, eh. Vai, cercate di rifinire il rifugio. Aspetta. Ma tu hai il nastro isolante. Oh, tu che hai la lancia? Vedi se c'è qualche pesce su sto coso. Vai. Anch'io ce l'ho. Ma in teoria è acqua bevibile questa, no? È di un fiume. Andiamo. Vado a pesca. Sì. Sì, è acqua dolce, bro, è acqua dolce. È già morto, bro, è già storia. Qua. Carne di merda. Ma non la prendi tipo la pelle e varie cose? Prende solo la carne, bro. Aspetta, non è che... Quanto vedo una cosa? Perché forse qua, essendo un po' più realista, magari devo andarci solo col coltello. No, eh? Aspetta. Oddio, bro! Bro! Che cazzo mi sono cagato? C'ho due indigeni, mi hanno visto uccidere un animale. È finita. I cannibali lo stanno mangiando, bro. Guarda che figo. Stanno mangiando lo scoiattolo che ho ucciso. Fermo, non reagire, bro, non reagire, eh. Dov'è lo scoiattolo che hai ucciso? Mi allontano piano piano. Dov'è lo scoiattolo? È in mezzo... No, ma che No, vabbè, raga. Allora, se come The Forest il primo, raga, ci sono tre tribù in teoria di indigeni. Questi qui sono i cannibali, vedi. Non mi attaccare. In questo momento ti studiano, raga, loro. Vedete quanto è fatta bene l'intelligenza artificiale? Loro ancora non sanno chi siamo noi. Quindi tendono, vedi, a studiarci e a tenersi un po' distanti. Vedi, no, che ci hanno odorato. Io tornerei indietro. Mi hanno odorato, raga. Ciao Tazzo, bello mio, gentilissimo, brother. È fantastico, raga. Calcolate che The Forest è un gioco che ha un mare di narrazione ambientale, più che una storia, tipo, magari parlate, i filmati. Quindi c'è molto da capire sui comportamenti che hanno loro. Io non vedo un cazzo. Mamma mia, no, raga. Sono troppo soddisfatto. Yeah, questi sono proprio... E sparte ancora una beta. Dai. Vabbè, non vedo un cazzo più. Io pure, raga. Dormiamo, Zay, torna. Sì, era... Vabbè, qua, dobbiamo... era qua. No, dobbiamo rifarlo, sennò non possiamo salvare, bro. E non possiamo dormire, eh? Ci vuole il letto comunque per dormire. Ora lo rifaccio io, aspetta. Ma ne manca uno, io già ci sono. Ok. Ok. Era molesto. Ah, pure il bro doveva dormire. Oh, che bello, la luce del sole, raga. È un nuovo giorno e io ho fame. Fortunatamente, a differenza vostra, ho cacciato. E di conseguenza ho una carne di scoiattole.
Grazie mille, Massi. Vai la carne. E rompe i coglioni. Meno male che ci sono tre falò. Dov'era l'altro? Vediamo se cambia la mia. Ok. Ah, vediamo quanto mi sfama, raga. Ah, non male. Ok, raga, io oggi andrei un pochino in esplorazione a scoprire nuovi orizzonti. Che dici? Ve la sentite di entrare in quella caverna? Vai, io me la collo. Io ho un po' di fame. Ma è un architetto, visto? Cazzo stai costruendo? Guarda come lavorano. Quello lo schiavo che ti porta le cose fin qui. Oh, lascia, stronzo. Che cazzo fa? Ehi. Ah, non posso dare le pugni. Ah, lo lascia qua. Io. Minchia, ma quale intelligenza artificiale, raga? Siamo meno intelligenti noi del bro. Quasi, madonna mia, che costruzione. No, raga, io vi adoro. Mi rega che faccio io la base di casa. Oddio, gliel'ha tirato in faccia. Hai visto? Allora, raga, che dite? Andiamo a esplorare la caverna? Oh, ma mi lasci la roba, sì, dammi di merda. Io ve lo dico, troppe novità. E tutto quello che su The Forest 1 era bello, l'hanno fatto più bello. Ma stai volando, Voodoo? Qua, siamo pingati. Aspetta, bro, prima che entriamo, aspettate qua. Un attimo, fatemi fare una sigaretta. No, già si vede che mi dà l'icona che sbatte tipo qui. Entriamo, vado, raga, eh. Oddio. Oddio, bravo. Le caverne sono horror, raga. Cerchiamo di non urlare così manteniamo l'atmosfera. Piano. Oddio, c'è una torcia. Piano, vai piano. No, accendi. Oddio. Fermo. Oddio, altro bengala. Godo. Bombola. Ho trovato un peschio. Munizioni calibro 9, bro. Aia. No, ok, no, sì, l'ho preso, circuito stampato. Oddio, levati. No, purtroppo non si può prendere sta roba. Sono dietro di te. Procediamo. La luce viola è più inquietante, raga. Sì, molto più. Minchia. Attenti sopra, eh. Oddio, c'è un teschio qua. C'è un teschio. Piano, vai piano. Stiamo attenti ai dettagli, raga, perché The Forest è tutta narrativa ambientale, eh. Possiamo capire dove cazzo. Ma ci sono dei secchi. Occhio, qua c'è una luce. Che era? Era un pipistrello. Oh, madonna, ladra il pipistrello, raga. Aspetta, lo tengo in mano, sti cazzi, fa male di luce. Vabbè, lo tiro. Oh, che era? Che cazzo era? Fermo. Raga, sentivo brutti rumori, eh. Vado sì. Io, sono il più coraggioso. Bro, silenzio. Audio totale, raga. No, raga, ho sentito un ringhio, vi giuro. Pure io. Sembra come qualcuno che è russo. Lo senti? Aspettate, tiro un bengale. Tiralo, bro. Aspettate. Tiralo, fermo, Jay. Dammi un attimo. Ah, c'è una luce. Esatto, vai, non lo... Aspetta, c'è una luce, non lo tirare per adesso. Che cazzo spingi? C'è un galleggiante, ragazzi, c'è un galleggiante. Qualcuno è stato qui, bro. Infatti è morto. Probabile. Bro, è qua da me. Dai, l'hai superato. Bro, tira qua. Oddio, cos'è? Chi? Che davanti cosa? A me, bro. Oddio, occhio. Oddio, che cazzo sei? Scappa, bro. Io mi levo dai coglioni. Che c'è? Ce la facciamo in quattro. Dai, ce la facciamo. A morire. Aia, aia, porca puttana. Non vedo più un cazzo. No, sono morto. No, pure io. No, one shot, bro. One shot, sta roba. No. No. Anch'io sono... Ma che cazzo? Ma sono congelato, tipo? Ero dentro una membrana. Che pure? No, sono Vai, credo in te, Voodoo. Ok, mi sono ripreso lo piano. Ah, è come in The Forest 1, la prima volta che muori ti portano... Ah, quindi ho tutta la mia roba con lo zaino? Oh. Sei morto? No! Sono con te. Sì, ho tutta la mia roba, ok. Solo per la prima volta questo qui, raga. Però sappiamo cosa succede adesso, eh. Ma posso uccidere un pipistrello? Sì! Aia. Ah no, colpi della molesta! Allora, raga, non possiamo... Jay, non possiamo morire più la seconda volta. Lo sai, la seconda volta perdiamo tutto. Sappiamo cosa c'è dentro la caverna e non siamo pronti per affrontarlo. Raga, andiamo a caccia. Siamo senza cibo, stiamo morendo di fame.
Sai cosa dovremmo trovare con un po' di culo, raga? Un accampamento indigeno. Esatto. O una tartaruga, raga. Raccolgo 1000 bacche qua. Ma come ve la siete fatti la lancia, raga? Io non ce l'ho il nastro. Allora, il nastro è il coso blu, slide. Ma io non ce l'ho qua. Essere tipo GTA, lo so. Infatti è così che io voglio immedesimarmi. No, com'è la stoffa? Qua da me, Sly. Uno. Oddio. Dio, grazie alla stoffa. Potevo fare delle robe, non mi ricordo cosa. Aspetta. No, non potevo fare un cazzo, mi sa. Aspetta, bastoncini, cosa posso fare? Io posso fare una molotov. La torcia posso fare, raga, con la stoffa. Io posso fare una molotov. Io ho trovato una corda. Freccia di piede. Aspetta, com'è? No, troppa poca roba. Che okay, alcol e stoffa. Ah, quella volevo fare, infatti, vero? Vai, me la faccio pure io. Ed eccola qua. Madonna, per il sistema di crafting è troppo, troppo bello, raga. Cioè, proprio che le fa così. Grazie dei 10 bit, comunque, immortale. No, ma secondo me è meglio. Raga, secondo me è meglio che ci addentriamo un po'. Pone la foresta. Frecce di pietra. Sì, sto. Brucia, eh. Giusto. Oh merda. Dark Grey, mi sono cagato. Dove tu? Arriviamo da te? Seguite il mio ping. È pieno di indigeni. Ma dove cazzo sei andato? Osservali. No, non li colpire, bro, non li colpire. No, non li ho toccati. Ma è una. Oh, minchia la corda sacra, raga, prendetele qui dove sono io, eh. L'ho già preso. Vabbè, raga, svaligiamo tutto velocemente. Tutto veloce. Oddio, il telo per fare l'accampamento. Minchia. Io tesco, ma dove che non distruggete nulla, eh. Minchia, se sono fatti meglio. Vabbè, a parte che qua te li fa aprire. Stoffa. Sacca di pelle, sacca in pelle. Mamma mia. Oh, soldi. Mamma mia, che è fatto bene. Oh, ma io voglio vedere il bevanda, tempo. Medicinale. Io un medicinale quasi me lo sparo. Ma è... Oddio. Ti sei seduto? Sì, come cazzo ci sia? Beh, ragazza, oddio, ma guarda, è fatto. Ma sei seduto col culo su un culo, bro. Trono. Si può fare? Oh, io non lo farei. Io sembra a me. Aspetta, silenzio. Ragazzi, occhio, sono qui. Usciamo. Armatura di foglie. Sì, ma sì. Ma cazzo lo vedi arrampicato sull'albero? Raga, ma a me serve troppo quel nastro, ma non si può craftare. Oddio, ho tagliato qua. Ce l'ho io. Che culo! Ho trovato una sacca in pelle, l'ho aperta e ho trovato 4 di stoffa, delle monete, un filo e un nastro. Ho una mazza. L'arco non hai le piume per fare le Bam! Ce le ho, sì. Ho fatto un arco, godo. Allora, le frecce si fanno con 2 piume, 2 tronchetti e 2 pietre così. Vabbè, faccio tutto, così ne faccio di più. Più che posso. Allora faccio una mazza io, eh. La stessa roba. Io sto andando in esplorazione. Aspetta, però, che dici? Completiamo la casa ormai. Devo testare una roba. Che in testa le ho tenute. Se ho capito bene, se io faccio tipo così. No, non era così. Ma lo puoi togliere una volta che lo metti? Però è sì, figa come. Ma... È figa come entra. Gli stronzetti li vedo, si muovono. Però, sì, sono inquietantissimi. Ti camminano a 4 zampe. Sono dei primati. Mi raccomando, non distruggete qua i ceppi dell'albero, perché sennò non ricresce. Se lasciate il coso qui, ricresceranno degli alberi. Se no, niente. Intanto ho completato qua la base. Vabbè, tu fai così anche. Manca l'ultimo. Se ti levi. Ma è fantastico, raga. Guarda. Come? Lo dici con questa contentezza? Ma... Dov'è? Io non lo vedo, dov'è? Carne, ammazza la carne. Velocissima. L'ho presa nel culo. Oddio. Levati. Vai. Ammazzala. L'ho struppiata. Oddio, ma quasi me la vorrei Oddio, ma è... No. Rianima? No, la possiamo usare, sì. Ma la possiamo rianimare? No, oddio.
Direi coglione. Ferma. Raga, un attimo. La curi tu? La curo così, lavatevi. Aspetta. No. Larry Cinzio. E mo? Scusa. Dì, ma quante mani ha? Aspetta, raga, che se la mettiamo in un falò, in teoria, siccome su... Ma non si possono raccogliere? Non si può... Aspetta, no, forse no. a mani nude. Ragnatele. Finire casa, vaffanculo. Che lui in ogni gioco di sopravvivenza, Zay, è su The Sims, praticamente. Costruisce casa, si fa i villoni. Aspetta, mi metto la lanza. Io ti giuro, se arriveranno gli indigeni, vai, e ti ammazzeranno... No, vabbè, no, è importante fare il rifugio. Vabbè, noi procuriamo del cibo, dai. Compenso. Li sto cercando. Non voglio consumare manco stamina. Voglio godermi il tragitto. Oddio, bro, occhio. Tanto qua c'è una pianta nuova. Semi di rovo. Oh, tu che hai la lancia, vedi se c'è del pesce qua. Tartarughe. Cos'è sto rumore? Ah, sei tu? Maria Dark. Sì. Aspetta che bevo un po', è buona sta acqua. Sì. Insomma, non si direbbe da qui. Ci sta. Che è fighissimo, raga. Si è spettacolare. Si è oh, minchia, c'era uno scheletro buggato. Comunque, raga, la caccia è proprio realista. Tu veramente non vedi un cazzo. Cioè, tu in una foresta, nella realtà, non è... Oh, non cacciare! Questo è un urlo di avvertimento. Ci hanno visti? È molto vicino a me, porca troia. L'hai sentito? È qua. Io forse lo vedo. Sento. Aspetta, fermo. In teoria sono sopra questa scogliera, bro. Sì, sono da me. No, anche da me. Aspetta. Io lo sento vicino a me, ma non lo vedo. Dove cazzo è? È qua, io li vedo, bro. Se vieni da me, li vedi. Sono in un cespuglio. Ma vedi, quando mettono sti cosi, raga. Quando mettono sti bordelli. No, ci sono gli indigeni giganti. Vedi queste cose qua. Guarda che. Cioè, raga, guarda quanto è atroce. Una testa ripiena di dita. Cioè, ci vuole proprio fantasia per realizzare determinate cose. Ops. Se lo annientiamo non potrà riferire le cose agli amici. No, ho fatto scattare la trappola. Mi sta guardando. Venite da me. C'è un altro in spiaggia, Ciao, amico. Guarda come mi ha visto, non fare niente. Ma cazzo siete? Questi sono quelli vestiti, raga, con questi qui si può ragionare con questi. Bro, ma lo vedi cosa c'hai in mano? Non ti ci avvicinare così? Se ne sta andando, raga, questi ci studiano, ora se ne vanno. No, lasciali studiare, io me ne torno. Ah, vero, per casa. Piantare i semi, è vero, minchia, ora la costruiamo. Vabbè, costruiamo, non... però te ne devi andare, eh. Oh, piano. Oh, è solo perché ci siamo avvicinati troppo, raga, guarda che realismo. No, non fare niente, non fa... No, non colpirlo! No. Adesso tocca ammazzarlo. Però, oddio, ho preso un braccio. Oddio, cos'ha? Levati sto cadavere morto. Aspetta. Lo dobbiamo bruciare. Sì, puoi mangiartelo volendo, però... Cuciniamolo, che se lo facciamo bruciare lascia le ossa. Aspetta. Più o meno l'altezza deve essere sempre quella. Madonna. Qualcuno ha del fil di... Qualcosa... Le pareti come le fai? Semplicemente così? Sì. Ok. Cioè, venite verso di me, ci sono tre pezzi di tronco. Ah, pare tre pezzi di merda. Sì, no, quelli siete voi. Sono quattro. Ah, vaffanculo, tu non ti sei contato. O qua? Ma questi alberi, questi tronchi non vanno bene, raga. Quali posso usare per la panchina? Dove cazzo è la panchina, tanto per cominciare? Ah. Oh, questo l'ha messo. Ok, questo va bene, lì va bene. Ma ci vuole un tronco sano, vaffanculo. Sto parando, va a quattro zampe, va. Oh. Sto scappando. È salito sull'albero. Io ho fatto la panchina della vita, raga. È sull'albero. Questa è tutta la mia tecnologia da primitivo, raga. Se faccio sta roba qua è tipo futuristica. È futuristica una roba del genere.
Dimmi. Sei un vecchio di merda. Allora, dobbiamo... Non ti dico cosa sei. Te lo dico dopo. Lo so, ho già capito. Attende. Mi aspettate cortesemente chilometri. Aspetta che sono stanchissimo. Dai con la stamina. Ho trovato il macete. Mamma mia, Robin Hood, Robin Hood. Scuoia tutto, povero gabbiano. Ho trovato anche il macete. Aspetta, voi troppe robe, raga. Allora, io ho trovato una funcia di minchia rotta. Oh, il macete! Visto? Sì, proprio lì. Solo io non l'ho trovato. È qui, è qui. Dove sono io? Dove sono io? Lo vedi? Sei già preso. Una granata. No, raga, io se vedo un indizio gli tiro la granata. Anzi, no, teniamola per quello lì nelle caverne, raga. Sì, bravo. Minchia, quello delle caverne. Io mi creo. Il teschio. Aspetta, raga, no. Ah, ok, fermi, che c'ho il piede di quello. Ah, no, vero, l'ho mangiato. Aspetta, gli mostro il teschio, vediamo cosa succede. Se ne sono andati, vai, veloci. È lì, coglione. Aspetta, Zay. Oh, la tartaruga, finalmente. Qualcuno che la uccide per... Raga, Sly, ci ha visto, Sly. Aspetta, gli mostro il teschio. Gli mostro il teschio. Jovix, ehi, vi ricavo, vi mancio vivo. Non attaccate. Guarda, si stanno impaurendo. Che può fare con mia? Che? Vedi che sono tre, sono. Sei cazzato? Non funziona. Non funziona. Levatevi. Figlio di puttana, stai lì. Oddio, la cazzo. Oddio, ma quanto è realistica l'esplosione, ragazzi. Vediamo se lo mangia, raga, il bro. Tieni. Non te lo mangi? Ma attacca sta roba. Piange. Piange, guarda che dettaglio, raga. Piange perché gli abbiamo ucciso la famiglia. Vedete che questo c'ha la mappa, eh. Noi è abbastanza grosso. Noi abbiamo tre granate. Credo che mi servirà una mano, eh. Aia, madonna. Dai, venite a salvarmi. Non ci credo! Salvatemi! Aspetta, è ancora vivo, qualcuno che... Gli ho detto... Oddio, due frecce in bocca non è... Aspetta, gli tiro la morte. Guarda, è morto? È ancora vivo, tre frecce in testa, raga. Si è cazzato. Che muoio io intanto. Quattro. Oh, qualcuno che resta molesto. Ma nessuno che vi caga. Un attimo. Ma no, non ho un cazzo. Che freccia li sto tirando? Ma non ho niente. Mi sa che non muore mentre è legato. Ragazzi, dobbiamo avere le palle di liberarlo. Oh, guarda come è d'Italia. Oddio, sei liberato. Levati. È morto. Lo scuoio, raga. Possiamo scuoiare qui per la notte. Oddio. Ah, cecca, salvo. Aspetta, facciamolo bene. Si può mettere quattro legnette anche qui. Oh, allora alziamolo del tutto. Tanto non c'è vento. Oddio, ma l'ho messo pure io, però. Ok, triplo legno. Ok, raga, non possiamo entrarci sotto, ma sti cazzi. Possiamo comunque dormire. Ma non lo faremo adesso. Però guarda, ringrazia che è realistico e quindi puoi riprendere i legni e rifarlo. Vai, una punta all'uno, Zay. Dio, raga, volete gamba, piede, braccio, testa? Cosa preferite da mangiare? Tutto va bene, tutto. Ah, io mi mangio la cosciazza della ragazza. Qua, per te ti do la testa, però, la parte più bella. Oh, buona. Vabbè, io mi mangio la testa. Ah, pure la mano. Bella. La parte del polso è la migliore, raga. Vieni da me. No, non penso sia aggressivo. Non penso sia aggressivo. Oddio! Non è aggressivo. Madonna! Fermi, vuole solo. Allontanati. Ma. Cazzo. Allontanatevi, vi tiro una granata. Il bro non attacca, bro. Fallo cadere, bravo. Oddio, aio! Minchia, bro, sono one! Prendi le pill. No, ce l'ha con me! Sono morto! Aiuto, bro. Aiuto. Aiuto, bro. Aiuto. Prende col bro. Oddio, i pesci. Deve essere qua sopra.
Minchia, ma la mappa è grande, eh? Abbiamo camminato un bel po'. Te l'ho detto, il quadruplo dell'altro. Pensa che le montagne le dobbiamo ancora vedere. Che se troviamo la pala, raga, andiamo poi a vedere cosa c'era lì. Calcola che tutti i punti in cui c'è un ping verde che zooma proprio come se ci fosse qualcosa, quelle sono tutte zone interessanti. Dovrebbe essere qua la caverna, da qualche parte. Dov'è, dov'è? Qui ce l'aveva la fiamma. Ah, sì, sì. Questi qui, raga, sono tutti soldati dell'elicottero, vedi? E quindi quando incontriamo sta gente, più Francesco buongiorno. Accendete la torcia, Sly. Ah, certo, tanti batteri sui mi. Allora, già si vede molto meglio con la torcia e l'hanno migliorata dall'uno che non mi piaceva. Se mi aspettate. Ho visto. Una zipline? Però va al contrario, di ritorno. Bello del... Ragazzi del follow, vero? Che bello del follow. Bomboletta d'ossigeno. Aio. Non c'è altro, ci sono una bomboletta d'ossigeno. Dobbiamo trovare l'altra entrata. E come usciamo? Da qui, bro. No, da qui un cazzo. Bro, io scorreggio nel frattempo, non so se si sente. Mamma mia. Avete carta igienica? Ma va malissimo, raga. Vediamo ora chi sbaglia e si mangia la gamba marcia, raga. Sì. No, PS4 no, solo PS5, Xbox Series X. Ok, tanto qua era pieno per quello. Meglio usarle più. Giusto che lasciarle. Ok, abbiamo bene o male un po' di luce qua. Sono sceso. Cos'è sta roba? Faccio io, lo completo. Morto? Lo scuoio? Posso scuoiarlo questo? È un mutante. Schifo. Questa foto indica tipo che ci sarà tipo una specie di muschio di cosa. Taglio la testa. Ah, coso caffetto. Ah, coso caffetto. E lo scuoio anche. Che il signore sia con te. Vai via, Satana. Vai via, esci da questo corpo, puttana. Qua possiamo passare da sotto, raga, probabilmente. No. No. E mi sa che serviva solo per trovare il crocifisso. No, vieni di qua. Che cazzo è quello, dai? Cos'è? Dai, raga, affrontatelo. Aspetta, ci penso io, c'ho il crocifisso. Vai via, Satana. Esci da questo corpo, figlio di puttana. Esci da questo corpo. Una granata. Non lo so. Sì, allontanatevi, ragazzi. Molesto, allontanati. Molesto. Oh, ti darò il granato. Fallo brillare. Oddio. Ale. Ma veramente ha funzionato? Grazie per la sub, cosa preziosa. Pure la sub mi sono meritato. Non lo vedo più, dov'è? Ah, eccolo. Minchia, sono mimetizzato. Chi mi ha tirato la granata adesso me lo dice. Io. Raga, sono due. Sì, sono due, ce l'ha. Guarda che io sono morto, Zay, ti prego. È stato bellissimo ricevere una granata da te, bro. Ha sborrato il bro, raga. Come? Ha sborrato. Ah, è vero, quando muore questo qui fa così. No, bro, non ci credo. Non solo mi hai one shottato con la granata, mi hai pure distrutto tutti i quattro pezzi di armatura. Che cazzo era? È una granata. Dai, non ci credo. Minchia, me li ero pure conservati apposta. Ho detto così, li metto insieme. Ah, vero, sì, quelli sgorbi lì. Fatemi prendere pure la medicina, va, madonna. Che ho, non mi tirate più mai una granata. Ho fatto l'ho una... trovato, Sly l'ho trovato. Cosa? Davanti a te. Oddio, è una Pecurellus Sgorbius. Faccio un po' di luce, vi faccio un po' di luce. Minchia luce. No, io non mi avvicino più, vaffanculo, fanno troppo male. Ma amore. Ah, ma perché non prendi l'accendino? Mamma mia, però, che due coglioni, eh. Basta. È morto. Come è morto? Ho acceso la molotov. L'ho ucciso. Ah, posso conservarla accesa la molotov, bellissimo. Quello in mano rido. Nicolas, bello mio. Sgorbi piccolini. Ma porca troia. Oh, i bimbi sudati questi sono. Ma quindi c'è quello che penso io se ci sono loro. Guardali i bimbi sudati.
Oh, occhio, questo. Questi stronzi. Coprite. Aspetta, minchia, non mi sono equipaggiato le molotov, mi sa, nell'inventario. Perché ce l'ha sempre con me? Ma do fastidio io nella vita reale. Tipo, faccio antipatia a pelle. L con l'accendino in mano. Gli hai tirato la... No, ha sborrato, quindi è morto. Ha sbuvato, bro. Posso sbuvare pure io. Oddio, sei un uomo budella. Bello mio, grazie del follow. Grazie del follow, brother, benvenuto, bello mio. Ma guarda qua i minatori di sta caverna, raga, brutta fine che hanno fatto. Sono tutti impiccati. Oh, guarda. Non posso... Secondo me... Esatto. Qua secondo me che ci sto segnando. Andiamo prima a destra. È una persona scomparsa. Ah, quello che avevamo nel computer, che io volevo prendere come personaggio, il marito di Barbara. Ah, ma allora i personaggi che vediamo al PC... Sono quelli che dobbiamo... Ok, ho capito. Sono le persone scomparse qua, vedi? Bene, a questo punto andrei per la via insanguinata, non so voi. Sì, ma io dovrei dormire, eh. Israele, l'ho glitchato, vai, ti prego, ammazzalo. Bro! Bro! Che c'è? Cosa minchia ho trovato? Fammi luce. Non posso. Qualcuno che mi resta. Aspetta. Guarda cosa ti faccio prendere. Guarda su sta cassa. Dio. Aia, mi ha ammazzato, bastardo. Sono di nuovo a terra. Ok. Comunque per restare ci voleva un secondo. Non capisco perché certe volte mi facevate aspettare così tanto. Senta. Come funziona? Guarda, tu fai così e... Sì, ma dove l'hai tirata sta roba? A cazzo! Cos'è, raga? Cos'è? No, c'è il sudato doppio. Il sudato doppio, no, mi si sta scaricando, no, la torcia. No, siamo morti! Dove cazzo? Scappa, scappate. Ah, la metti in automatico la batteria. Godo. Cazzo, mi hanno bloccato, bastardi. Corri. Corri, sto correndo, porca troia. Ma adesso non ti fermare, però. Io non torno indietro, te lo dico, puoi morirci. L'hai visto? Cioè, Zay ci ha mandato nella fossa con loro, quasi esce. Guarda se mi aspettano, pezzi di merda. Ma sti cazzi, è stato un piacere, bro. Amici del cazzo. Vaffanculo, adesso. Oddio, chi cazzo è? Il bro sapeva già tutto. Il bro l'aveva previsto, bro. Ragazzuoli, notte a tutti, notte Giorella, notte Forla, notte Saltofelino, notte a tutti. Bad, ragazzuoli, ci vediamo domani, raga. Notte.